Riesce a scacciare la maledizione Montevarchi, l'Amen scuola basket Arezzo incappa della seconda sconfitta casalinga stagionale. Gli Amaranto hanno guidato l'incontro solo nel primo quarto, dove le percentuali di realizzazione hanno assistito la squadra di coach Milli. Il 20-19 con cui si è chiuso il primo quarto in favore della SBA non lasciava presagire un secondo parziale con tante difficoltà offensive. In 5 minuti la Fides piazza un parziale di 13-3 che indirizza la partita a favore degli ospiti. All'intervallo il vantaggio della squadra ospite è di 43-36. Al rientro dagli spogliatoi l'Amen prova a cambiare ritmo, ma in attacco gli Amaranto non riescono a produrre più di 10 punti, vedendo Montevarchi allungare. L'ultima frazione vede la SBA avere un paio di fiammate guidata dal top scorer Cutini, che riducono lo strappo, ma in questa occasione l'Amen non ha avuto la forza di agguantare la Fides. Due canestri di malatesta nel cuore dell'area chiudevano di fatto la partita e Montevarchi aveva così l'opportunità di festeggiare il successo al Palasport Estra per 77-69. Un passo indietro a livello di prestazione per l'Amen rispetto alla gara di 7 giorni fa a Firenze. Adesso però la SBA avrà un turno di riposo per ricaricare le pile in vista dell'ultima partita dell'anno ad Altopascio il 22 dicembre. Coach Massimiliano, cosa è mancato? Oggi è mancato il piglio giusto, l'intensità e l'aggressività. Gli avversari ce l'hanno messa, noi meno. Siamo mancati negli nostri uomini più importanti a livello realizzativo, quelli che comunque hanno fino ad ora prodotto punti e anche giocate difensive. Stasera erano un po' spenti, ecco. Come è successo altre volte per gli altri ragazzi, noi purtroppo siamo corti e quindi se ce n'è già uno o due che sono al di sotto delle proprie possibilità, la squadra ovviamente li risente. Complimenti agli ultimi 5 ragazzi di Arezzo che hanno fatto una partita veramente col cuore, hanno recuperato, siamo riusciti ad arrivare a meno 3, meno 4 se non sbaglio. Meno 2 addirittura. Esatto, grazie alla loro voglia, alla loro determinazione, al loro impegno. Se avessimo giocato con questo piglio dall'inizio probabilmente commentavamo un'altra partita, però se con i 6 in mano non si fa niente. Adesso complimenti comunque agli avversari perché sono stati veramente intensi e bravi dall'inizio fino alla fine.